Quasi quattro anni fa, nel 2006, qui a Bari si chiuse un capitolo della storia della Juventus. Oggi, qui, la Juve torna perché vuole aprirne un altro, prima che sia tardi. Dallo stadio San Nicola in Bari, Bari-Juventus. Buonasera da Fabio Canessa e Beppe Bergomi. Almiron ha cercato la profondità, ancora la chiusura di Cannavaro. Poi Molinaro di testa, Almiron prova a controllare. La palla è buona per Marchisio, pressato, Marchisio perde palla al limite. E il Bari in vantaggio! Meggiolini! Ma c'è stata una deviazione decisiva, Bari 1, Juventus 0. E qui Fabio, Marchisio si è un po' addormentato, è stato pressato molto bene, la palla è arrivata a Meggiolini che di sinistro l'ha calciata al volo, c'è stata sicuramente una deviazione. Ancora Thiago, c'è spazio, Thiago vorrebbe 1-2, Marchisio allarga per Amaui, riesce a partire Amaui, non a controllare sul primo passo il pallone, era difficile, ancora Amaui, dentro per Marchisio che si libera, Marchisio per Amaui, Amaui! E con il sinistro non trova la porta, grande azione però della Juventus al 19esimo. La palla è per Bonucci! Sul fondo il colpo di testa di Bonucci. Amaury di prima per Diego, Diego prova a velocizzarsi, è attaccato da Masiello che commette fallo, lo abbranca ancora Diego che resiste. Diego con il destro, Cile! Davi! 3-6-1-1! Sempre lui, sempre Trezeguet. Sì, ha sfruttato secondo me una parata di Gillet, non so, la voglio rivedere, perché insomma quella palla poteva andare anche fuori, l'ha tenuta dentro. Prolunga Meggiolini, Barreto è velocissimo, più veloce di Cannavaro, in questo caso uno contro uno di Barreto. Barreto rientra, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Bari e giallo per Cannavaro. Ma il Bari gioca a memoria, Fabio, sanno già che su quella palla lunga la prima, la punta che viene incontro la può spizzare e l'altra taglia dietro. Barreto! Pallone esterno per Molinaro, arriva il traversone di Molinaro, messo quasi fuori da Diamutel, la palla ancora lì, Trezeguet e Gillet che salva dopo il liscio clamoroso di testa di Diamutel. Passa in mezzo a due, Almiron che accelera, Alvarez, posizione regolare, il guardalino lascia andare, Alvarez cerca il secondo palo, arriva Rivas, la mette solo in mezzo, poi un caos incredibile. Caceres con il sinistro, un pallone interessante, Diego lo tocca di testa, Trezeguet lo prolunga, non c'era fuori gioco, era tutto regolare, Thiago non ha trovato la porta. Tendono un po' a innamorarsi del pallone i giocatori del Bari, poi Kamata cerca lo spunto in velocità, lo trova il cross, Meggiolini, Buffon la inchioda lì. Grosso, sfina Masiello nell'uno contro uno, prova a passare, va via Grosso, Grosso in area di rigore, contatto, calcio di rigore. In netto ritardo Almiron. È incredibile l'errore di Diego che spara in tribuna, calcio di rigore. Palla verso l'interno dell'area di rigore, messa fuori da Maurica, Moranesi in ritardo. Almiron! Sergio! Almiron! 3-1! Ha preso la mira Fabio. Non sta esultando, non ha esultato perché è un ex. Giovinco dentro per Marchisio, Trezeguet, Gillet ancora, comunque la Juve fino all'ultimo. Marchisio stremato, finita Fabio, tutti sotto la doccia, Bari batte Juventus 3-1. Ah, bello, bello, grandissima emozione, soddisfazione perché è la prima volta che vedo lo stadio così pieno. Aver vinto contro la Juve ha un significato perché alla fine noi siamo una squadra che deve salvarsi, dalla vittoria di stasera pensiamo che possiamo far sognare questa gente.